Forse abbiamo avuto un calo di tensioni nei primi minuti del secondo tempo, però abbiamo fatto secondo me un'ottima gara contro un avversario forte, peccato per la sconfitta, dobbiamo penso ripartire dal come abbiamo fatto il primo tempo e dopo i due gol, quindi perché c'è stata la voglia e la cattiveria per agguantare di nuovo il risultato, però va bene, è andata così. Cercheremo la prossima settimana di rifarci. Cosa vediamo? Ti abbiamo visto duettare in più di una circostanza con Zecca, anche molto bene, eppure non vi conoscevate prima del tuo arrivo a Teramo. Possiamo dire che il Teramo, la sua coppia d'attacco, l'ha trovata questo pomeriggio? No, certo, abbiamo fatto duettato benissimo con Zecca, ci siamo trovati bene, però giustamente queste sono cose del mister, non ho mai avuto problemi con nessun attaccante. Almeno dal punto di vista scaramantico la numero 7 ti ha portato bene per questo cambio in corso, dalla 11 sei passato alla 7. Per colpa tua ho cambiato già il numero. Quindi purtroppo. Ha portato bene, sì, dai, meglio la 7 a questo punto. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara e abbiamo fatto anche diverse azioni che potevano tramutarsi in gol. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto 10 minuti di blackout di squadra. Abbiamo subito due gol su due disattenzioni. E per il resto, anche nel secondo tempo, comunque dopo abbiamo continuato a spingere, e anche se non abbiamo creato molto, comunque siamo sempre stati quasi nella loro metà campo. Quindi ci dispiace molto questa sconfitta, però sappiamo che abbiamo i mezzi per vincere le partite e quindi dobbiamo ricominciare subito da sabato prossimo. Come ti sei trovato con Infantino? Ma lui non è statico. Comunque è un punto di riferimento davanti, però si muove molto anche lui. Quindi con io che so muovermi molto sulla linea del fuorigioco mi trovo molto bene. E poi abbiamo anche fatto qualche combinazione a due, quello che ci chiede il mister. Quindi oggi mi sono trovato molto bene.